Una donna può fingere di essere stata violentata? Punto di domanda. Ebbene, io a tale interrogativo cercherò di rispondere seguendo quella che è la mia opinione personale. Qualcuno, non voglio fare né il nome né il cognome di costui o di costei, giorni fa mi ha detto, mi ha richiesto, puoi fare un video in cui spieghi se una ragazza o una donna può fingere di essere stata violentata? E io ho risposto, caro amico oppure cara amica, tra 2 giorni, quindi oggi, farò il video che tu mi hai richiesto per rispondere a quello che è il tuo dubbio, un dubbio non cruciale, un dubbio non polemico, un dubbio sacrosanto che può eventualmente esserci all'interno di una qualsivoglia mente umana. E a questa domanda io rispondo così. Ebbene, secondo la mia opinione, una ragazza o una donna può eventualmente riuscire a fingere di essere stata violentata. Sì, è vero, esiste l'appuramento di una violenza, nel senso che una ragazza o una donna deve, in fase di indagine, parliamo ovviamente di indagine penale, sottoporsi a visita ginecologica per appurare, ripeto nuovamente, se effettivamente è stata violentata. Non so adesso come funziona a livello medico, però c'è la possibilità di vedere, anche se una donna, una ragazza non è più vergine, se effettivamente è stata violentata. Probabilmente perché rimane, se è un rapporto scoperto, qualche, chiamiamolo, reperto biologico di tipo organico, quindi all'interno della vulva femminile, oppure perché a livello fisico ci sono, diciamo così, delle piccole caratteristiche che fanno sì che si capisce a livello fisico e quindi esterno della vulva se una donna, appunto, o una ragazza ha subito oppure no violenza sessuale. Però in molti casi gli uomini delle forze dell'ordine non fanno, non danno la possibilità alla ragazza, no, che non è che non danno, in genere, ma questa è una mia opinione, tengo a specificarlo, non credo che una ragazza o donna viene subito sottoposta a visita ginecologica o medica. Quindi a volte ci si fida, se non vado errato, delle parole di una ragazza o di una donna. Io non voglio, innanzitutto dico questo, che ci sono molte ragazze e molte donne che purtroppo sono vittime di violenza sessuale, quindi a loro mando la mia più sentita e più stretta vicinanza e solidarietà. Sono solidale con voi perché, ragazze e donne care, soffrite purtroppo e io dico basta con la sofferenza, basta con la violenza sessuale perché non ci deve essere e non deve esistere, secondo la mia opinione personale. Detto ciò, però dico anche una cosa molto semplice della seguente, che però secondo il mio parere una ragazza o una donna potrebbe addirittura riuscire a fingere di essere stata stuprata, violentata, perché la ragazza o la donna potrebbe dire oddio, mi hanno fatto questo o quell'altro, però magari si può dare un pugno in faccia, si può andare a stimolare in maniera piuttosto forte le parti intime. Può, diciamo così, anche schiaffeggiarsi il lato B, può, diciamo così, anche creare qualche piccolo trauma sul corpo. Io sto usando il condizionale, potrebbe, non è che è sicuro, però secondo me potrebbe anche fare tutto ciò. È raro che accada, però bisogna anche rendersene conto. E quindi a quella domanda di quella persona che mi ha chiesto, ma una ragazza o una donna può fingere di essere stata violentata? Punto di domanda, io a tale interrogativo dico, secondo me sì. Poi è chiaro, ognuno la pensa nel modo che gli viene più opportuno, però una ragazza o donna potrebbe addirittura spacciarsi per ragazza o donna che ha subito una violenza sessuale, quando in realtà non è vero. Sono rarissime le ragazze e le donne che eventualmente potrebbero fingere di essere state violentate, questo lo dico fin d'ora, fin da subito, perché non voglio avere problemi di qualsivoglia natura, però è bene sapere che secondo la mia opinione personale potrebbero esistere. Detto ciò,
Non ce l'ho, ripeto, contro le donne, che è l'altra metà del cielo, secondo la mia opinione, sono persone meravigliose le donne, tutte le donne del pianeta Terra, anche quelle che vivono in Indonesia, in Africa, in Belgio, in Egitto, eccetera, sono tutte preziose. La donna è l'essere perfetto per eccellenza. Però è bene sapere e conoscere che, secondo la mia opinione, potrebbero esserci ragazze e donne che potrebbero addirittura fingere di essere state violentate, secondo la mia opinione personale. Detto ciò, questo è un video in cui io ho espresso la mia opinione, e quindi a quel ragazzo, a quella ragazza, a quell'uomo, a quella donna che mi ha chiesto: esistono secondo te? Io dico: secondo me potrebbero esistere, perché è vero che bisogna appurarla una violenza tramite visita medica, visita ginecologica e quant'altro, però ci sono anche casi in cui, se non erro, e ripeto se non erro, non viene data, non viene fatta, non viene svolta la visita medica di tipo ginecologico, proprio per andare ad appurare se una ragazza o una donna sarebbe stata violentata oppure no. Bene, la violenza sessuale la conoscete tutti, detto brevemente per poi far finire il video, è quando una ragazza o una donna, contro voglia e senza voglia, quindi non vogliono avere il rapporto sessuale, ma l'uomo, ecco, che va ad avere, a consumare il rapporto sessuale con la donna attraverso la penetrazione senza, ripeto, che lei voglia. Questa è una violenza sessuale a tutti gli effetti. Ci sono molte donne e molte ragazze che purtroppo sono vittime di violenza sessuale, a cui mando la mia grandissima vicinanza personale, etica, morale, e il mio supporto più stretto, e quindi anche la mia solidarietà. Ma potrebbero anche addirittura esistere, io dico, utilizzando il condizionale, anche probabilmente ragazze o donne che potrebbero addirittura fingere di essere state stuprate, quando in realtà non è vero. Potrebbero, non sto dicendo che esistono, potrebbero però, secondo la mia opinione. Grazie ad Aleandro, il romano, il video termina qua, iscriviti, commenta, fammi sapere cosa ne pensi, quindi questa è la mia risposta, spero che ho accontentato la tua sete di sapere ciò. Ciao e grazie.